Allora, il secondo punto dell'ordine del giorno è l'esame e l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2010, illustra la situazione il responsabile del servizio Fusi Lucilla. Prego. Il rendiconto 2010 si chiude con un avanzo di amministrazione di 75.465, di cui 62.013 sono derivanti da fondi vincolati da robe di amministrazione e derivanti da alienazione di aree. Rimangono 13.452 euro non vincolati, che potranno essere utilizzati in sede di assestamento del bilancio corrente per finanziare nuove spese non previste. Si chiude altresì con un fondo di cassa di 277.450 euro. Il fondo iniziale era di 234.000, quindi ci sono 37.000 euro. L'andamento della gestione 2010 può riassumersi così. Rispetto agli stanziamenti di bilancio in entrata e in uscita di 4.625.000 euro, sono state accertate entrate per 2.557.000. Per quanto concerne la spesa, sono state impegnate spese per 2.666.000, sempre rispetto ai 4.625.000. La differenza tra gli accertamenti e gli impegni è pari a 109.000 euro e corrisponde all'incirca alla quota di avanzo di amministrazione precedente applicato al bilancio 2010 e poi utilizzato. Mentre invece la differenza di circa 2 milioni di euro fra le previsioni e gli impegni di accertamenti di entrata e uscita è dovuta quasi esclusivamente alle opere in conto capitale, le spese di investimento che non sono state realizzate. Per quanto riguarda il conto capitale, le principali opere che sono state realizzate sono, la prima, il programma dei distretti commerciali, che era finanziato con 214.000 euro di contributo regionale e 414.000 euro erotti mutuo cassa. Il totale di questo impegno è di 629.000 euro circa. E si trattava di sistemazione del centro storico di Ossimo Inferiore e di interventi dei privati commercianti finanziati con il contributo della regione. Questa è l'opera più grossa a bilancio 2010. Poi, acquedotto rurale di Edeu, 200.000 euro, sono lavori quasi ultimati, ed era finanziato con 99.660 di contributo in conto regionale e 100.340 di oneri a carico del comune. Fondi vincolati però nell'organizzazione per le robe e finanziamento per l'alienazione di aree. Poi gli impianti sportivi, la realizzazione, sistemazione degli impianti sportivi di Ossimo Inferiore e Ossimo Superiore, 200.000 euro caduno, finanziati con mutui per il credito sportivo e lavori quasi ultimati. Ultima opera in ordine di grandezza sul bilancio 2010. Completamente realizzata, la fognatura di Via Nuova, 73.000 euro, 777, tutta a carico del comune, non abbiamo contratto pubblico, ed è stata finanziata sempre con avanzo vincolato aree e cubetti di azione di aree. Poi invece abbiamo realizzato alcune opere minori, ad esempio i lavori di pronti interventi in località Pluvì, 58.732, completamente finanziati dalla Regione Lombardia, lavori terminati e già contabilizzati. Poi l'asfaltatura delle strade comunali, 24.700 euro, finanziati anche questi a carico del comune con oneri di valutazione. Poi abbiamo 8.500 euro per pagare le rate dello scavatore, del conto capitale, acquistato con leasing. Abbiamo contribuito alla manutenzione straordinaria delle strade silvopastorali mediante erogazione alle associazioni di Ossimo di contributi di 3.500 euro. Ed infine abbiamo erogato un finanziamento straordinario alla scuola materna di Ossimo Inferiore San Giuseppe, che si trovava in difficoltà finanziaria, 30.000 euro, che ci verranno restituiti in 6 anni, portati da 5.000 euro per prima. Queste sostanzialmente sono le opere principali del conto capitale. Sono stati assunti mutui per 814.000 euro, 200 e 200 per gli impianti sportivi, 414 per il centro storico di Ossimo Inferiore. E con questi mutui assunti ci si è chiusa la possibilità di comprare nuovi mutui, avendo esaurito la nostra capacità di indebitamento per tutto l'anno 2011 e per il seguente.
Le spese correnti sono state di 956.000 euro e 643, di cui il 23% per spese di personale, 224.000 euro, il 13% per interessi passivi per mutui, 129.000 euro. La spesa totale per i mutui però è di 262.000 euro, interessi per conto bancario. Per quanto riguarda le entrate tributarie erano iscritte a bilancio per 492.000 euro, sono state accertate e riscosse quasi completamente, anzi accertate 496. I trasferimenti erariali, vale a dire i soldi che lo Stato ci dà, sono stati addirittura superiori alle previsioni nel 2010, previsioni di bilancio, perché sono stati accertati 320.000 euro contro i 311.000 previsti e ne sono stati riscossi ben 306. Mentre per quanto riguarda le entrate tributarie del titolo terzo, si è riscontrato la differenza maggiore fra la previsione, 309.000 euro, e l'accertamento, 156, e ne sono stati incassati solo 89.000. Non sono state aumentate le tariffe. I punti di criticità su questo bilancio sono la mancata riscossione dei 40.000 euro dalla cava proventi cava di calcare, mancata riscossione di 23.000 euro per servizi cimiteriani, meno 39.000 euro di ruolo servizio idrico integrato, perché non è ancora stato approvato in tutti i metodi, e meno 130.000 euro di oneri di urbanizzazione. Ne avevamo previsti a bilancio 173.000, ne abbiamo utilizzati effettivamente 26.000 e ne abbiamo incassati effettivamente 37.000. Quindi abbiamo un buco effettivo di 66.000 euro. Di conto su 1.184.000 previsioni di spesa corrente, però abbiamo effettuato un risparmio perché non sono stati impegnati solo 956.000, quindi 227.000 euro di beni spesi, ed è per questo che comunque il conto consuntivo sostanzialmente pareggia. Non è stato necessario ricorrere all'anticipazione di cassa. Il nostro debito residuo a fine 2010 ammonta a 3.640.000 contro i 2.961.000 fine 2009. Infine, il conto del patrimonio si chiude con un totale dell'attivo di 7.560.000 e con un patrimonio netto di 2.993.000. Per ultimo, il revisore dei conti, dottoressa Antonelli di Silvia, ha redatto e rilasciato parere favorevole all'approvazione del rendiconto, così come proposto dalla Giunta dei Soldi, senza alcun rilievo. Questo è tutto. Quello che io posso dire per il conto. Ok, grazie. Ci sono interventi di delucidazione che abbiamo da fare. Se posso io non lo so. Prego. Niente, solo per dichiarazione di voto del gruppo. Ovviamente questo è un bilancio di voto consultivo, quindi è palese che un bilancio non gestito dall'amministrazione attuale ma ereditato dall'amministrazione precedente. Un bilancio che adesso Lucilla ci ha spiegato, abbiamo visto, abbiamo effettivamente, sinceramente, alcune riserve su come è stato gestito questo bilancio, alcuni dubbi e alcune cose sicuramente da andare a cambiare, anche in prospettiva. Nello stesso tempo ci rendiamo conto che questo passaggio istituzionale va fatto e con senso di responsabilità ci ha passato poi a votare favorevolmente questo bilancio consultivo. Il bilancio resta comunque lo strumento principale dell'amministrazione per rendere concreta quella che è poi la situazione amministrativa e lo strumento tecnico con cui poi i progetti e le ambizioni dell'amministrazione vengono messe in pratica. Sicuramente quello che stiamo ereditando ci pone qualche limite per il prossimo futuro immediato sul movimento e sulle iniziative che potremo prendere. Nello stesso tempo, ripeto, con responsabilità che chiamo istituzionale, a questo punto approviamo gli ambiti favorevoli a questo bilancio consultivo. Se non di altro, con le votazioni favorevoli. Favorevole l'immediata sentenza.
continuità? No.